Ci troviamo qui ad Ascoli, suggestivo chiostro di San Francesco, davvero una location straordinaria. C'era grande attesa per il sorteggio del calendario di Serie B, ebbene il Pescara giocherà la prima a Salerno. Si comincia il 24 agosto, l'anticipo è tra Pisa, la neopromossa Pisa della pescarese Luca D'Angelo contro il Benevento. Il Pescara giocherà a Salerno il 24 agosto, poi l'esordio casalingo con una delle quattro neopromosse, il Pordenone di Attilio Tesser, poi trasferta di Cosenza e di nuovo in casa contro un'altra neopromossa, l'Entella di Roberto Boscaglia. Il Pescara chiuderà in casa con il Chievo. Dicevamo, c'è grande curiosità per capire quali possono essere le ambizioni del nuovo Pescara targato Luciano Zauri, che naturalmente abbiamo ascoltato. Banalità a parte, l'unica incognita siamo noi, nel senso che comunque sia noi siamo alla ricerca di una verità, no? Chiaramente capire la nostra forza, la nostra voglia appunto di metterci in gioco. Ho un gruppo di ragazzi che è smanioso di iniziare, questo sì, siamo assolutamente umili, non siamo presuntuosi ma siamo ambiziosi, quindi vediamo un pochettino quello che ci riserverà appunto la prima di campionato e poi man mano tutte le altre. Abbiamo voglia di iniziare perché comunque sia il ritiro è stato ed è ancora in gioco, quindi chiaramente abbiamo tempo ma abbiamo voglia di iniziare. Un debutto comunque di fuoco a Salerno, questo sì. Beh, assolutamente, insomma, la Serenità è una squadra che secondo me punterà a fare un campionato di vertice, per cui sarà anche un banco di prova. Noi ci siamo, inizieremo col migliore appiglio. Tu sei in attesa naturalmente di un esterno, ne ha parlato lo stesso presidente, addirittura potrebbero arrivare due esterni, ma anche la mezzala, purtroppo la Tegola TB. Beh, noi, come ho detto nella prima intervista, noi siamo alla ricerca di giocatori bravi, per cui sicuramente sugli esterni abbiamo qualche lacuna, ma siamo tutti consapevoli di questa situazione. Sicuramente faremo qualcosa, il tempo è dalla nostra parte perché manca ancora un mese, anche a metà campo abbiamo qualche problemino, tra virgolette, ma ti ripeto, abbiamo tutto il tempo per poter mettere mano, non abbiamo fretta, abbiamo voglia di fare bene. Sappiamo qualcosa di più preciso su TB? Beh, assolutamente no. Siamo dispiaciuti, ma chiaramente siamo anche fiduciosi che possa tornare presto. Senti, la sincerità, ma Marras è fuori dal progetto, sì o no? Ma in questo momento è a immagini, semplicemente perché comunque sembrerebbe in attesa di trasferimento. È chiaro che a fine mercato dovesse rimanere parleremo di altre situazioni ovviamente. Questi primi test, insomma, non hanno dato grandi indicazioni, soprattutto perché gli avversari erano di piccolo medio capodaggio. Per carità, il Pineto ha fatto una buona squadra, però sono amichevoli che non fanno sostanzialmente test, no? Assolutamente d'accordo, così come avessimo affrontato squadre di Serie A magari vincendo, è comunque un calcio di agosto. Vale poco, serve semplicemente a non farsi male e a mettere minuti nelle gambe. Emozionato oggi? Questa sera? Sì, un po', assolutamente sì. Insomma, la prima da tecnico è sempre un'ottima sensazione, una bella emozione. Comunque essere qui e aspettare le sorti appunto della propria squadra è qualcosa di particolare, me la sono goduta, dico la verità.